Signori, buongiorno. Oggi incontriamo i consiglieri comunali. Mi presento intanto, ero già in studio con noi, Francesco Figliomeni del gruppo di Fratelli d'Italia. Siamo in attesa di Svetlana Celli, la lista civica del centro-sinistra. E mi stava dicendo poco fa Figliomeni che insomma, mentre la Celli è ancora credo, in consiglio comunale, arriverà a momenti. Lui è potuto venire perché il gruppo è stato espulso dall'aula. Sì, comunque il consiglio attualmente è terminato. Sì, siamo stati espulsi noi di Fratelli d'Italia per il solo fatto di aver esibito per pochi istanti, non minuti o qualcosa, pochissimi istanti, uno striscione che soltanto ricordava Foibe, Roma non scorda. Sappiamo che domani ricorre l'anniversario, no, di questa tragedia e siccome l'attuale amministrazione grillina ha pensato bene di definanziare il viaggio che di solito si faceva, ricordiamo che è una legge nazionale, Com'era? non è che voglio dire ce lo siamo inventati Com'era? noi, Com'era? ma noi ci Certo. teniamo particolarmente a questa ricorrenza e diciamo, siccome non si ammettono, ho visto questa, oltre ad attaccare i giornalisti, il Movimento 5 Stelle, adesso attacca anche le voci che non siano uguali alle loro e quindi il pensiero unico di Grillo predomina, per cui se uno si permette soltanto di manifestare un proprio pensiero, ripeto, in forma. Ma ci sono le immagini, io nella vita faccio l'avvocato, sto preparando proprio in macchina, già stavo mentre venivo accompagnato, preparerò anche a nome degli altri consiglieri del gruppo un esposto per abuso d'ufficio anche alla Procura della Repubblica, oltre che al Prefetto e al Segretario Generale, perché tra l'altro nella stessa seduta, poche decine di minuti dopo, gli altri consiglieri del Partito Democratico hanno sposto dei cartelli, ma in modo goliardico, per tantissimo tempo e il Presidente dell'Aula De Vito non ha adottato lo stesso provvedimento, quindi una disparità di trattamento. Ci tengo particolarmente a questa cosa perché domani, ripeto, è questa ricorrenza, noi ci teniamo moltissimo per ricordare la tragedia dell'Istria, dell'esodo dei Giuliano Dalmati, italiani che sono incolpevoli, inermi, senza nessuna colpa, sono stati infoibati, cioè sebbene chi conosce la questione, che venivano gettati lì nelle foibe, tutti incatenati uno all'altro, veniva spinto uno, quindi è una cosa che bisogna ricordare per evitare questi eccidi e questi massacri. E certo, capisco che l'amministrazione grillina adesso è nervosa per tutto quello che sta accadendo, però certamente non penso che sia stata un'ottima giornata per loro. Io ti ringrazio e ci tenevo che appunto raccontasse questo appunto, quest'episodio di pochi minuti fa che è avvenuto al Consiglio Comunale. Voglio dire che noi tutti gli anni, così come diamo grande spazio al giorno della memoria, non ci dimentichiamo del giorno del ricordo, che appunto è domani sulla vicenda delle foibe. E credo che questo sia un atto molto grave. Al di là adesso per entrare in tutta quella che è stata la storia delle foibe, come si è venuta a determinare l'eccidi che sono stati fatti in maniera indiscriminata anche nei confronti di persone che non c'entravano nulla, è una storia veramente tragica di un pezzo della vita di questo nostro paese e il voler tutti gli anni, così come per il giorno della memoria, riproporre il giorno del ricordo è un atto che punta a che cosa soprattutto? A lanciare un messaggio verso i giovani per un verso, che quindi fenomeni di questo genere non avvengono più, non avvengano più, e purtroppo invece anche la storia successiva ai fatti dell'ultima guerra, della seconda guerra mondiale ci hanno dimostrato che queste vicende vengono a riproporsi in maniera tragica proprio nella stessa Jugoslavia, no? Masse di cadaveri messi tutti quanti insieme perché solo di religione islamica e così via, e questo è avvenuto qualche anno fa. E l'altro elemento perché questo tipo di ricognizione su questo nostro passato ci aiutasse a ritrovare momenti di riconciliazione per il futuro, no? E venir meno a questo è un atto grave che non c'entra niente con il giudizio sull'amministrazione, sulla politica, sulle capacità
del sindaco, non c'entra nulla. È un atto grave di per sé, è un atto, come dire, che in qualche maniera insulta un po' la memoria degli italiani. Domani noi lo ricorderemo nella misura e nelle condizioni come può fare una modesta agenzia come la nostra, ma sentiamo il dovere di farlo. Prendiamo la prima telefonata, prego. Pronto? Approvato. Prego. Buongiorno, buongiorno al suo consigliere. Prego, prego. Io volevo dare un mio parere, che Fratelli d'Italia deve andare avanti e non avere paura di niente, perché se parliamo del PD, qualsiasi parlamentare non lascia la parola al suo referente, stanno sempre in mezzo. Non parliamo poi dei grillini che hanno fatto un cinema allucinante e si meravigliano di che uno presenta. Io capisco che è una guerra, ma voi d'Italia andate avanti senza aver timore, perché da me, io, per il mio pensiero, per quello che vedo, per quello che capisco, che la Giorgia Meloni doveva vincere. Forse gli italiani non hanno capito, questo mi dispiace. La ringrazio molto. Grazie a lei, grazie a lei. Io dico, in democrazia nessuno deve avere paura, indipendentemente da, anche dalle liste di proscrizione. Oggi non riesco a parlare, nel tempo. Non so se pure tu sei in quella lista o sei prossimo, non lo so se sto in quella lista. La lista che è stata fatta ne parliamo subito dopo, ma nessuno deve avere paura, e dico che la forza della democrazia sta nell'alternanza. E alla signora dico che lei si appella a Fratelli d'Italia, diciamo che facciamo un po' di spot a favore del centrodestra. Il centrodestra ritrovi la propria unità, no? Così come il centrosinistra e il PD riveda un po' se stesso. C'è questa necessità, perché se no poi vanno avanti i qualunquismi. Pronto? Pronto? È caduto. Allora, non a caso faceva riferimento alle liste. Sì, faccio fatica a dirlo, perché quando il vicepresidente della Camera, scusate, ma insomma faremo questo giro di notizie su quali poi chiederemo il commento, ovviamente, oltre dei nostri ospiti, anche degli amici telespettatori. Poi quando arriverà la Cendi parleremo anche del bilancio, delle questioni più strettamente legate al fabbisogno della città. Quando il vicepresidente della Camera Di Maio scrive una lettera alla quale chiede al presidente dell'Ordine dei giornalisti che tutta una serie di giornalisti, appunto, devono entrare in una sorta di lista di proscrizione, per cui non dovrebbero più fare il loro mestiere, cioè perché sono in dissenso nei confronti delle cose che lui esprime e che esprime il suo movimento, e fa proprio un vero e proprio elenco. Tant'è vero che lo stesso presidente dell'ordine gli risponde, insomma, di stare attento, di fare prima, come dire, elenchi che demonizzino e generalizzano un'intera categoria, e in più, insomma, che queste cose in democrazia vanno veramente escluse anche nel pensiero. Poi c'è altre vicende che riguardano l'attuale giunta, le ultimissime, le dichiarazioni di Verdini, quello che ci ha detto la Muraro ultimamente, ma subito dopo l'altra telefonata. Nel frattempo diamo il benvenuto anche a Svetlana Celli. Pronto? Buonasera a tutti. Dottor Mastrolosato, lei sa quanto io la stimo. Mi permetto di dirle una cosa. Stanno succedendo delle cose della nostra trasmissione, mi permetta di dire così. La gente, i colleghi ascoltatori danno dei discorsi trancianti sugli altri. Io non credo di non capire quello che faccio. Non so perché
fanno come l'onorevole Di Maio o il senatore Di Maio, che se mi permette di fare la lista dei giornalisti, bisogna che tutti quanti ci diamo una calmata, come si dice a Roma. Io cerco di pensare e di capire. Mi sono stato da poco detto da una signora che io non capisco perché non faccio quello che dice lei. Mi scusi, ma io faccio tutti questi discorsi un po' strani perché sono vecchio, ma ad ogni modo lei sa quanto io stimo la sua giustizia, diciamo così, nel mantenimento della trasmissione. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei. Un'altra telefonata, pronto. È caduta. Allora, avevamo deciso, Vetrana, di fare un po' di commenti sulle ultimissime e poi passiamo alle vicende che riguardano il bilancio, le decisioni, la vita di tutti i giorni che dovrebbe interessare l'amministrazione comunale. Allora, siccome due giorni fa uscì questa presa di posizione di Grillo che annunciava che nel colloquio avuto con Sgarbi che nel colloquio ha avuto con Grillo, questo leader massimo del movimento definiva la sindaca di Roma una sorta di depensante. È stato un vocabolo che per me, insomma, ho avuto l'approccio per la prima volta, mi sono andato a vedere sul vocabolario che cosa significava. C'è scritto: privo della capacità di pensare con la propria testa, preferendo spesso di configurarsi al pensiero di altri. Poi c'è stato il tentativo della smentita di Grillo dicendo che non è vero che c'era stato un imitatore che aveva imitato la sua voce, e da ultimo, così, no? Diamo l'informazione corretta fino in fondo, invece c'è una ripresa di posizione da parte di Sgarbi che dice: no, è tutto vero, tanto è vero che poi mi ha chiamato Grillo dicendo che, insomma, la facessi finita su sta storia, che era stato un atteggiamento scorretto, inopportuno il mio, ma, come dire, confermando che la telefonata c'era stata. E dico tutte queste cose perché poi, se il Comune di Roma è affaccendato in queste vicende qui, è chiaro che forse meno interesse c'è sulle altre. L'ultimissima, quella di Berdini, che in una intervista, credo un'intervista radiofonica, si è soffermato sulle incapacità della sindaca, tant'è vero che c'è stato poi un incontro successivo al quale non è che abbia smentito quello che aveva detto, ha riaffermato la sua fiducia, ma ha presentato le dimissioni alla sindaca, che lei ha respinto con riserva. Questo è un altro pezzo del clima che c'è in Campidoglio. E poi abbiamo qua una intervista, credo, al Messaggero della ex assessore all'ambiente Lamuraro, che dice: ormai è una guerra fra bande, è impossibile pensare che questi governino per Roma, e via via dicendo. Sono delusa, amareggiata. E poi ancora l'interrogatorio di 5 ore dell'ex capo della segreteria Romeo, quello delle polizze, tanto per capirsi, che appunto, no, ha fatto nascere questi altri interrogativi: come mai, insomma, si era talmente attivato. Non abbiamo neanche fatto commenti sulla sindaca, dando per scontato che lei non ne sapesse niente. Poi c'è chi ci crede o no, ma in ogni caso ci chiedevamo come mai questo signore ha inteso il fabbisogno di accendere queste due polizze, e usavamo e abbiamo usato e useremo ancora oggi la famosa frase latina: qui protest, perché fai questo, qual era il fine che volevi raggiungere? E questo è un altro del pezzo del clima che c'è in Campidoglio, tenendo sempre conto che le denunce che sono arrivate riguardo a questi fenomeni nascono da una denuncia fatta dall'ex capo di gabinetto della sindaca, il magistrato Ranieri, e che quindi non è che è stato anche qui, per rispondere a Di Maio, un giornalista screanzato che si era inventato. È stata una magistrata scelta dalla Raggi, o forse scelta dalla Casaleggio, che ha ritenuto bene di prendere questo tipo di posizione. Allora ci si chiede, e arriviamo all'ultima sferzata, che è quella che riguarda il Campidoglio. Sembra ci sia stato un incontro tra Parnasi, che è il
possibile costruttore dello stadio della Roma e l'ex vice sindaco, attuale assessore allo sport, dove avrebbero trovato l'intesa sulla riduzione delle cubature, e rispetto alle quali lo stesso Verdini dice gli abbiamo dato un bel cazzotto sui denti, una cosa di questo genere qua. È questo il clima che si vive in Campidoglio in questo momento? E poi passiamo alle cose che, come dire, poi interessano più direttamente i cittadini. Ma intanto buonasera a tutti, scusate dell'orario, noi eravamo in aula appunto per cercare di portare qualche atto vero e qualche atto produttivo alla città, perché sinceramente io credo veramente che stiamo assistendo a un momento, cioè io lo chiamo un po' un reality show, non so come definirlo, sono tutte cose che ai romani non interessano, sono tutte cose che veramente dovrebbero colpire no, una città che magari non so, in un momento di che non ha difficoltà. Qui ci sono difficoltà importanti, la città ha rischiato un default di proprio economico, un bilancio non approvato, sinceramente io non so quanto, se parliamo con la signora sotto casa che inciampa sulla buca, o se che non trova l'autobus vicino appunto nelle prossimità della propria abitazione, se il caso Verdini, Di Maio, Raggi, 9 assessori, 10 assessori dimessi, cioè veramente questo non fa bene a Roma. Io spero che questa amministrazione se ne renda conto veramente al più presto. Noi siamo per dare un contributo, siamo per essere costruttivi, perché crediamo che non è facile amministrare una città come questa, ma c'è bisogno di un governo, c'è bisogno di iniziare a governare, e a oggi noi non abbiamo visto una delibera, cioè una delibera esecutiva. Oggi abbiamo fatto un consiglio, io sono contro le mozioni, oggi ho dovuto presentare una mozione, poi spiegherò anche il perché serviva oggi, ma al di là di quello non c'è una delibera. Di che cosa stiamo parlando? Parliamo di le chat, i dossieraggi, mi sembra che qui non si sta capendo qual è la necessaria importanza per una città come questa, il governo vero della città. Una telefonata e poi l'opinione di Filmeni. Pronto? Pronto? Ciao, ha salutato Paolo da Quadraro. Bravo. Ciao. Allora, volevo dire la mia per quanto riguarda la sindaca, ha diciamo certi poteri amministrativi che solo lei può decidere. E io, a mio parere, non penso che sono stati estorti soldi alla pubblica amministrazione quando uno fa delle polizze private o altre cose. Quindi stiamo combattendo contro i mulini a vento. La cosa che a me che dispiace anche qui a molta gente del quartiere è che nessun partito va a discutere con questa benedetta sindaca, che praticamente se avrebbe un consiglio comunale abbastanza probo tornerebbe sui suoi passi e deciderebbe le cose importanti per la città. Per me queste cose, come diceva Dodò, sono bazzecole e quisquiglie questa situazione, perché non credo che ci sono reati penali per quanto riguarda la corruzione a livello pubblico. Queste cose sono abbastanza private a mio parere, quindi ti rivolgo un appello a tutte queste persone che stanno in consiglio comunale di mettere una pax domini, di cominciare a dare un sostegno a questa sindaca che praticamente si sente accerchiata da determinati fantasmi oppure problematiche molto discutibili, quindi cercate di dargli una mano per quanto riguarda, perché altrimenti penso che non so dove si arriverà. Grazie e buon lavoro. Grazie a te, però la colpa non è che è sempre degli altri, voglio dire a Paolo. Pronto? È in linea? Buonasera, buonasera, grazie sempre di questa trasmissione. Prego. Io volevo dire a Franco, non è che la gente deve stare vicino alla Raggi, che vicino alla Raggi, che sono i 5 Stelle non vanno nessuno vicino, sono stati i giornalisti. Allora la colpa della Raggi che sta così, la colpa è dei giornalisti, ma i giornalisti scrivono quello che devono scrivere, non è che scrivono le cavolate, perché se scriverebbero le cavolate mi pare a me che tutto quello che hanno detto i giornalisti è vero.
vero, perché ne parla la RAI, ne parla Canale 5, anche se dicono quello che gli pare, però ne dicono, perché tagliano, perciò chi può parlare con i grillini? Io sono solo, ecco, la penso come la ragazza che sta vicino a lei, signor Mazzolotato, noi ci siamo stufati di queste chiacchiere, perché io sai che c'è, cioè, arrivato al punto delle polizze, delle quelle, se può fregare di meno, io penso che se non posso mettere la mangiare sul tavolino mi interessa, signor Mazzolotato, e mi sono stufata che qui loro litigano e noi, signor Mazzolotato, vuol sapere una cosa, noi il pomeriggio, io sono una nonna, vado a prendere il bambino all'asilo, fra nonne dobbiamo fare i vigili, non abbiamo più un vigile davanti alle scuole quando escono i bambini, prima c'erano che mettevano le persone anziane, che gli davano i buoni pasti, non ci sono più i soldi. Ma io non lo so, per la gente non ci sono i soldi e loro, perciò io concludo, signor Mazzolotato, io vorrei vedere i fatti, quello che vogliono fare per Roma, se no la sindaca prende e si rimette, che poi la sindaca che dice che ce l'hanno con lei, no, perché se dovevamo parlare di Alemanno abbiamo parlato, se dovevamo parlare di Marino abbiamo parlato, in Spagna una ne parla, non è che ce l'abbiamo con loro. Io la ringrazio, grazie. Proprio qualcosa, perché pure noi, povera gente, stiamo proprio messi male, ecco, la ringrazio, grazie ancora, grazie a lei. Pronto? Ma arriviamo anche a te. Pronto? C'è? Sì, pronto. Prego, buongiorno. Buonasera, dottor Marco Rosato. Buonasera a lei. E complimenti per la sua trasmissione. Volevo dire se ha saputo dell'ultima notizia dell'esternazione della dottoressa Muraro circa la sindaca, che sui giornali stamattina, se volevo il suo commento, perché dice che è circondata da una banda. Quindi non so se possiamo andare avanti così ogni giorno con una cosa, è veramente Roma, insomma, non è che siamo a parlare un paesello, insomma, va bene, grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Ancora una, così non facciamo aspettare troppo. Pronto? Pronto, ma se lo usate, buongiorno. Ecco, buongiorno, prego. Signora Celi, buongiorno. Veramente l'ho notato anch'io. I 5 Stelle non era preparato né al comune né al governo in via seguito. Perché io sono andato a mia pastella per un trattato. Gente che non si capisce niente, ma almeno potevo vedere una persona, guarda, nel campo comunale, nel campo governativo, nel campo dell'associazione, così non ci capiscono niente, ma tu lo sa, è un disastro, non è colpa loro, purtroppo c'è qualcuno che ci capisce, ma non sono sufficienti, c'è un rimpiazzamento del destro, del sinistra, che aiuta la gente, e gente che stava così alla battaglia, oggi come fa a comandare? Scusatemi tanto. Sì, sarà un po' inquadrata da qualcuno che è un po' più inquadrato degli altri, però non ti abbiamo tolto la linea, Franco, sia chiaro, sai, è caduto da solo. Allora, signori, sì. Diciamo, e questo è il clima che si vive in Campidoglio. A me di solito piace parlare di fatti concreti e quindi confrontarmi nel merito delle questioni, perché qui non si parla più purtroppo di delle buche, perché ci sono, ha voglia di dire i successi, io non li vedo, sarò che vivo su un altro pianeta, però i successi dell'amministrazione Raggi non ci sono, perché le buche purtroppo sono presenti, le foglie, e queste, diciamo, sì, sono fatti che c'erano in passato, però come adesso, mai in questi 8 mesi, governare così è semplice, non fare nulla, però intanto la città va a rotoli. Allora, purtroppo però si sta parlando di altro, ma non si sta parlando di altro per colpa o merito dell'opposizione, perché noi stiamo facendo il nostro lavoro di portare proposte nelle commissioni. Quello che sta succedendo a livello invece mediatico non è dovuto alle opposizioni, è dovuto alla stessa amministrazione Raggi dall'interno, perché lo dicono loro stessi, Berdini, la Muraro, da una parte dicono lì c'è una guerra per bande. Berdini dice inadeguata, io vado a parlare con i grandi poteri dello Stato e lo dicono, lo vedono che è impreparata, inadeguata, a parte poi le sottigliezze e le frivolezze che onestamente a me non interessano quello, però ci sono anche dei fatti specifici, perché si parlava prima dei polizze, uno può fare come gli pare, sì è vero, però se uno si mette in aspettativa, prima essendo un dipendente dell'amministrazione capitolina,
e poi va a fare il capo di segreteria del sindaco e contestualmente lo stipendio viene triplicato. Io in quel periodo c'erano le Olimpiadi e ho coniato il termine che è stata introdotta una nuova disciplina, che è quella dello stipendio triplo, perché quello è successo: da 39.000 euro siamo andati a 111.000 più accessori. Poi dopo il parere, la protesta, le segnalazioni che abbiamo fatto noi anche di Fratelli d'Italia e l'ANAC, è stato ridotto a 93.000 questo stipendio. Quindi io già ecco la prima stortura. L'amministrazione 5 Stelle dice: noi vogliamo cambiare rispetto al passato, perché vogliamo essere vicini ai cittadini, quindi non questi importi, ma loro stessi, perché capo di gabinetto 193.000 euro, quindi notevolmente superiore rispetto al passato. Capo segreteria superiore rispetto al passato, tra l'altro con queste ombre. Con queste ombre che sarà la magistratura. Io ripeto, non mi interessa quello, perché già purtroppo nella mia vita. La critica sullo stipendio al capo di gabinetto: in regione è stata fatta un'alza bandiera nei confronti dello stesso stipendio del capo di gabinetto del presidente Zingaretti, fatto da parte dei 5 Stelle, accusando Zingaretti di pagarlo troppo. Poi alla fine si paga lo stesso stipendio per quanto riguarda invece quello del comune. Allora forse buon senso vorrebbe dire: ma un capo di gabinetto che faccia quel lavoro non merita forse un emolumento giusto, che usciamo fuori dalla demagogia? Ma dovrebbe essere selezionato non con la procedura fatta dall'amministrazione Raggi. Proprio perché anche contro il parere dell'avvocatura e contro il parere dell'ANAC, e quindi anche all'epoca, poi si viene a scoprire adesso, dello stesso Minenna pure, che è in mezzo. Quindi fra di loro c'erano già queste frizioni, cioè per poterlo nominare e parificarlo in quel modo c'era bisogno di una selezione pubblica, perché altrimenti non si poteva fare, no? Quindi voglio dire, tutte queste storture, qui siamo all'ABC della politica, figuriamoci alle cose più serie. Se ammettiamo il Movimento 5 Stelle va al governo della nazione e c'è questa totale impreparazione, perché qui non stiamo parlando di errori, perché chi opera è normale che sbagli, purtroppo, perché chi non fa niente non sbaglia mai. Però questa serie infinita di errori, in cui ci sono stati degli interessi, perché lo dicono gli atti, i giornalisti raccontano quello che succede. Non è che voglio dire, qui c'è un articolo della Costituzione, l'articolo 21, che dà la possibilità della libertà di manifestazione del pensiero. E quindi qui non è che stiamo parlando di giornalisti magari così di primo pelo, ma giornalisti affermati, che fanno il loro lavoro con tutti i si sa che chi ha il potere è normale che deve anche subire le critiche. Io spesso ne subisco anch'io magari, ma le accetto, perché magari non tutti possono essere d'accordo con le mie idee, però è normale che sia così. Non per questo dobbiamo fare delle liste di proscrizione fatte da un'autorità istituzionale, perché Di Maio è vicepresidente della Camera. Attenzione. Non è vicepresidente del Movimento 5 Stelle. No, è della Camera, quindi voglio dire, cioè fare liste di proscrizioni contro i giornalisti che raccontano fatti documentati, e poi ci sono gli audio, perché abbiamo visto che Bertini ha smentito, però poi c'è l'audio che chiaramente dice tutto, si può ascoltare, voglio dire. Quindi io capisco che lì c'era una grossa battaglia al loro interno, stadio sì, stadio no, però andare a dire che un giornalista magari anche affermato è un piccolo delinquentello, cioè mi sembra veramente che siamo arrivati all'esasperazione più assoluta, e bisogna un attimino cominciare a fare le cose per Roma, ecco. La preoccupazione, lo dico a chi ci ascolta da casa, è che nel frattempo la città è ferma, se no non parleremo di queste cose. Esatto. Pronto? 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 Sentiamo benissimo. Spengo. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, Mastro Rosato. Buonasera, buonasera, signori. Buonasera. Prego. Io volevo dire la mia, se mi scusate, ho un'opinione mia. Allora, non facciamo una martire, perché per me martire non è. Perché sapete bene dove lei ha lavorato. Questa è la prima cosa. Non capisco poi perché ogni cosa corre da Papa Grillo per farsi dire come deve fare, come non deve fare. Ma noi qui, cittadini, stiamo soffrendo.
gli alberi ti cadono addosso, le scuole. Io l'altro giorno sono uscita, mi sono battuta con la caviglia in una buca, che devo fare? Niente, mi dà un dolore, oltre quelli che ho che sono tutta tragica. Ma che da fare? Lei prende lo stipendio, ma noi i soldi per la spesa non ce l'avemo. Gli è detto i soldi per la bolletta non ce l'avemo. Ma insomma, ma vediamo da brigarsi. Io lo dico a tutti e due i consiglieri, anche quelli di Forza Italia, signore, che io lo conosco bene. Cioè, che stiamo facendo qui? Per me non stiamo facendo niente, niente di niente. Roma si deve girare dalla terra al cielo. Allora sì che viene la vera Roma della volta. Buonasera, Mastro Rossano. Grazie, ciao, a presto. Pronto, un'altra. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio a tutti. A lei. Buon pomeriggio ai suoi ospiti. Prego, signora. Ho sentito, diciamo, un paio di telefonate che chiedevano ai cittadini di aiutare la Raggi. A parte che io personalmente posso aiutare una vecchietta ad attraversare la strada, a un handicappato, ma non a una persona che nessuno ha messo la pistola latente a dire faccio il sindaco, no? E poi questi bambini che stanno perdendo tempo con tutti questi gossip, questi scandali, gli stessi bambini che oggi accusano come Di Maio i giornalisti di scrivere cose non vere, gli stessi bambini che accusavano, difendevano i giornalisti quando dicevano cose non esatte su Berlusconi, le stesse persone. Quindi loro hanno due pesi e due misure. Quando si tratta di loro, per non perdere ormai la fortuna che si sono conquistati, perché questi sono tutti ragazzotti che non trovavano lavoro e hanno preso la politica un po' come camera del lavoro, come un posto di lavoro dove non si lavora, perché questi non stanno lavorando, stanno facendo soltanto tutto fumo e niente arrosto. E quindi hanno detto, ma chi meglio di noi? Abbiamo trovato il lavoro, abbiamo trovato i fessi che ci pagano, hanno dato fumo agli occhi alle persone facendo vedere che loro prendono il minimo di stipendio, che i soldi loro l'hanno messi nelle piccole imprese. E poi quelli che mi spaventano sono chi, quelli che li votano, che ancora li difendono. Cioè se le persone giudicassero dalle cose che si costruiscono e non da quelle che si dicono, i villini non dovrebbero più essere votati. Perché se questi, da come vediamo, vogliono governare l'Italia, ma questi ci portano veramente sottoterra. È uno scandalo che parlino male con tanto di prove dei giornalisti se la prendano con loro quando loro dovrebbero andarsi in chiacchierata. Ma che aspettiamo a mandarla via? Perché non hanno fatto niente. Intanto un plauso per il nostro, io sbaglio spesso i titoli, signor Silvio Meni, non so se è assessore o perché io purtroppo... Consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Di Fratelli d'Italia, sì. Posto anche per pochi secondi per ricordare le foibe. Grazie a nome di chi ama, diciamo ricorda con dolore tutti i morti. Perché quando c'è il giorno della memoria, anch'io li ricordo, e con tristezza. Per quale ragione? Che morti sono questi? Di serie B, sono morti da scordare. Perché? Per quale ragione hanno fatto una cosa del genere? Allora mi hanno ricordato proprio l'estrema sinistra, mi hanno ricordato la ragione Berlusconi, che diceva che tanti di loro sono dei centri sociali. Perché una cosa del genere li fanno soltanto i delinquenti. Perché i morti si rispettano tutti, sia di destra che di sinistra. Quindi un plauso a lei, la ringrazio, perché io ho 3.000 amici su Facebook, ho già scritto questa cosa. Per cui questi 3.000 amici faranno poi la di telegramma, tutti gli altri, perché tutti devono sapere come si sono comportati i bambini e nessuno più deve difendervi, né di destra né di sinistra, perché questi sono una cozzaglia di centaglia. Grazie signora, non a caso abbiamo commentato, come lei avrà sentito, come deve essere visto questa vicenda triste della nostra storia, no? E noi, ripeto, tutti gli anni abbiamo ricordato il giorno del ricordo, il giorno della memoria, quindi cosa che faremo ancora domani. E chi non compie questo atto
fatto, avendo responsabilità politiche e istituzionali, come dire, affossa ancora di più quel momento di riconciliazione del quale invece ha bisogno il Paese. Vorrei ricordare a questo proposito che dopo tanti anni il segretario del PD di Trieste, il segretario regionale di quella zona, ha pronunciato una critica profonda nei confronti di tutta la sinistra che non aveva in tempo, nei tempi dovuti, riconsiderato tutto quello che era accaduto in quell'area e con la conseguenza che aveva portato alle foibe. E oggi assistere a chi ha la responsabilità del governo della città, che addirittura non mette in bilancio la possibilità di un viaggio del ricordo in quelle zone, ha compiuto un atto inqualificabile, per non dire altro. Pronto? Pronto? Prego. Pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno, Marco Rosario. Buongiorno. Buongiorno agli ospiti. Buongiorno. Niente, io prima di tutto voglio congratulare con lei perché questa trasmissione è l'unica che ci fa parlare un po', anche se parliamo, ma se conclude mai niente. Comunque, grazie per questa trasmissione. Allora, io volevo dire una cosa. C'è il rappresentante del PD e il rappresentante dei Fratelli d'Italia che stanno all'opposizione al Comune, giusto? Non è rappresentante del PD, ma di una lista civica del centro-sinistra. Vabbè, comunque, prego. Comunque è del centro-sinistra. Sì, sì, certo. Allora io voglio dire questa. A questo punto, tanto questi qua non schiodano nemmeno con le cannonate, perché ci rendiamo conto che cosa hanno ottenuto. Hanno ottenuto il Comune di Roma, cioè la capitale d'Italia, la capitale del mondo. Questi non schiodano con le buone parole. Allora a questo punto, secondo me, anche se tra parentesi la colpa è sia del centro-sinistra, bravissimo, sia della destra, bravissimo, principalmente della destra che ha litigato all'ultima elezione, perché se no al posto della Regina Gianni c'era la Meloni, se non litigavano per chi doveva andare. Ma comunque questa è una parentesi. Allora a questo punto tutta l'opposizione deve mettere in atto una forte manifestazione di piazza e vediamo se a questa piazza ci va il 67% di quelli che l'hanno votata, perché ormai l'abbiamo capito tutti di questa situazione, e questa situazione ne stiamo pagando le spese noi romani. Ma poi quello che mi rimane ancora più strano a me è il fatto che il sindacato che ha fatto cadere i governi, a questo punto non dice una parola. Allora, ripeto, dovete fare una manifestazione unitaria, tutta l'opposizione che sta al Comune, tutta, per mandarvi a casa, perché sennò questi, a voglia che voglia chiedere, non schiodono, perché hanno preso una posizione che se la sognavano già da 5-6 anni. E se disgraziatamente andavano alle elezioni politiche, vanno pure al governo nazionale, ma ce ne rendiamo conto. Allora qui ci vuole la forza nel senso sempre democratico. E come ripeto, lo rimarco ancora una volta, il sindacato sta zitto, ha fatto cadere i governi, il sindacato che c'è la cinghia di trasmissione di tutti i partiti che stanno all'opposizione al Comune, sia di sinistra che di destra, come mai non dice niente? La ringrazio. Ancora molto piacere di questa trasmissione. Grazie a lei. Voglio dire, abbiamo avuto il segretario regionale della CGIL qui qualche giorno fa, abbiamo invitato quello della CISL, dell'UIL e così via. Il sindacato sta facendo la sua parte, poi non è che può andare qui a schiodare dai scranni del Campidoglio. Un'altra telefonata e poi passiamo un po' alle vicende, come dire, concrete, quelle di tutti i giorni. Pronto? Pronto, buonasera. A lei. Senta, volevo portare all'attenzione di tutto il pubblico che a tutt'oggi non sono ancora arrivati i bollettini della mensa, cioè chi ha i bambini a scuola e usufruisce della mensa comunale, a tutt'oggi non sono ancora arrivati i bollettini di pagamento. Le amministrazioni precedenti che non funzionavano, di solito questi bollettini arrivavano entro il mese di novembre, praticamente riferiti a settembre, ottobre e novembre. E poi arrivavano a gennaio, quindi chi deve pagare piano piano si metteva, no? Come voglio dire, pagava mensilmente.
Ho provato a telefonare e mi è stato risposto che sono stati spediti. Ma tutto questo da metà gennaio, però ad oggi non sono arrivati. Poi un'altra cosa vi volevo chiedere. Io giorni fa stavo guardando una trasmissione televisiva ed è uscito fuori che la Raggi si è aumentata lo stipendio. Ne sapete qualcosa? Pure una... No, non so. Guardi, lo stipendio dei sindaci è stabilito per legge, quindi non è che se lo aumentano autonomamente. E allora come mai è stata detta questa cosa? Non lo so. Comunque le assicuro è stabilito per legge, quindi non c'è autonomia di aumento né di diminuzione, tantomeno di diminuzione. Allora forse era la buona uscita, forse ho capito no, male. No. Beh, per quanto riguarda il sindaco è tutto normato per legge. Ah, allora niente, allora ho capito male. Va bene, grazie. Pronto, un'altra telefonata? C'è, mi dicono di... Sì, prego. Pronto? Sì, pronto. Ah, buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Buongiorno agli ospiti. Due cose brevissime. La prima su Verdini. Se lui pensava davvero di trovarsi in mezzo a delle bande... No, delle bande l'ha detto... No, aspetta. Le bande l'ha detto la Muraro, No. Sì, vabbè, comunque Verdini ha dato un giudizio sulla capacità della sindaca, insomma. Queste cose. Comunque, se si sente stretto all'interno di questo di questa maggioranza, quando si presentano le dimissioni, sotto ci si mette irrevocabili. È chiaro il concetto? Il concetto è chiaro. Presenti le dimissioni e poi la sindaca te le rimanda indietro e tu rimani lì, vuol dire che quello che stai dicendo ci credi poco. Comunque anche, ascolta, anche nel rigettarle le ha rigettate con riserva, Cioè è stata una sorta di balletto. Certo, però Tentini... Sì, ho capito. Non vuole più stare lì, ha il modo di farlo. Dimissioni irrevocabili, cosa che non ha fatto. La seconda questione, volevo rivolgermi al consigliere alla tua sinistra. Sì, Figliomeni. Ha fatto benissimo a presentare uno striscione. Però lui sa benissimo che in una sede istituzionale non si può fare. Allora mi domando... Avete prima di esposto questo striscione presentato per esempio un ordine del giorno di condanna nei confronti sacrosante delle proteste rispetto alle foibe? Ve l'hanno vietato che vi ha indotto a presentare, a mettere esposto uno striscione? Perché se ve l'hanno vietato a metterlo in discussione all'interno del Consiglio, è tutto giustificato, ma se non avete presentato niente, nessun atto ufficiale, e vi presentate con uno striscione, questo è vietato in tutte le sedi istituzionali. È una domanda che faccio, non è una critica, vorrei una risposta, grazie. Risponde subito. Sì. Telegraficamente, così poi lasciamo la parola alla collega. Allora, come ho detto prima, è stato esposto uno striscione per pochissimi secondi mentre il Consiglio era ancora chiuso, con educazione e quindi rispetto assoluto dell'istituzione democratica. C'è la consigliera Celli, lo può anche confermare questo. Ci sono le immagini e le registrazioni. Quanto all'ordine del giorno, sì, l'abbiamo presentato nei giorni scorsi e discusso, però purtroppo il Movimento 5 Stelle l'ha bocciato, addirittura ha definanziato, perché anche con l'amministrazione Marino, che sapete non è che voglio dire era molto amante di questo percorso delle foibe, c'era il viaggio che veniva finanziato per andare nelle foibe, invece in quei luoghi diciamo dove sono stati infoibati i cittadini inermi, invece l'amministrazione Grillina ha definanziato questo
viaggio. Quindi non solo ha bocciato il nostro ordine del giorno, ma ha definanziato proprio il viaggio, quindi l'importo che era previsto. Bene, una telefonata se è velocissima, poi vorrei che entriamo sugli argomenti specifici, perché Svetlana si occupa molto di sport, credo anche nella commissione, sì, e quindi capire anche riguardo a questo, allo sport visto come elemento, come dire, che vivifica la periferia, no? Quindi che serve soprattutto ai ragazzi come elemento di rieducazione e così, e anche sull'ambiente, no? Quindi sì, ci dici qualche cosa al riguardo dopo la telefonata. Pronto? Pronto, buonasera Mastro. Buonasera a lei. Buona sanità a tutti quanti. Buonasera. Buona sanità a tutti quanti, speriamo che Dio assista nella salute. E non passiate quello che ho passato io, cara consigliere e cara consigliere. Allora, io volevo dire una cosa. La Raggi per me non è adatta per governare Roma. Però ricordatevi una cosa, cari consiglieri, che quando c'è stata cose della vera che è stata fatta Caltagirone a Tor Vergata, sono 296 milioni, nessuno ne parla. Nessuno ne parla. Abbiamo parlato in campagna elettorale. Il 27 cambi di licenza per quanto riguarda la metropolitana, che hanno speso 186 milioni, nessuno ne parla. No, non c'è la magistratura. Nessuno ne parla. Nessuno parla quando facevano le buche a Roma. Io abito a via Migno Spalla, Roma 70, e via Tintoretti, che è stata fatta 200.000 volte, ma nessuno ha scavato sotto che c'era Pozzolana. E parliamo un attimo della sanità pure, parlate, io contesto la sanità, pure io, però ci sono cose più gravi che alle consigliere, ci sono cose più gravi della sanità che non funziona nel generazio, e lì abbiamo Zingaretti, ci abbiamo, e non dire niente di queste cose, manca il sangue per le bambine per operare, non dite niente, sono cose importanti queste qua, parliamo di queste cose, non c'è lavoro per i giovani, il 41% dei giovani non c'è lavoro, ma vi rendete conto, ma di che stiamo a parlare? Abbiamo dato 20 miliardi alle banche ieri, Grasso ieri ha fermato un emendamento di 98 milioni per fare il campo golf per i signori, per i burocrati. E nessuno dice queste cose. Parliamo della Raggi, ma parliamo dei soldi che vengono buttati. La sanità non funziona, la sanità basta, fate vencere i vostri. Allora, a lei ha fatto. Ascolti un attimo, perché siccome ho riconosciuto la voce, lei segue spesso questa trasmissione. Evidentemente qualcheduna l'ha saltata, perché l'ultima volta che abbiamo sollevato tutta una serie di critiche sul funzionamento e sul sistema sanitario della nostra regione, guarda caso ieri, e ci abbiamo due consiglieri regionali domani proprio per continuare quella discussione, e così via dicendo. Sulla metro C, dice lei, non ne parla nessuno, c'è l'indagine della magistratura, Marino tra l'altro all'epoca prese una serie di posizioni che riportarono a ridiscutere quei prezzi che erano, vogliamo dire una parolina leggera, sballati, quindi non è vero che non ne parla nessuno, ma questo fatto di dire che siccome ci stanno cose più gravi non parliamo di quest'altro. I cittadini hanno votato in un certo modo perché si volevano liberare di una serie di errori precedenti. Se poi quelli attuali, obiettivamente, tra l'altro non fanno nulla, perché quando lei dice il lavoro, io l'ho detto mille volte in questa trasmissione, il Comune di Roma può essere un elemento, forse l'elemento principale, propulsore di creare lavoro in questa città, e se sta fermo, stanno ferme migliaia di aziende, è questo che ci sta preoccupando, non è che ce l'abbiamo con la Raggi perché ci siamo svegliati male. Se poi uno cade anche in queste quisquilie e pinzillacre, come l'ha chiamata Paolo poco fa, la Totò, delle polizze non conosciute, e fa la figura di scaiola, non è colpa nostra, no? Abbiate pazienza.
Allora, andiamo invece, ecco, prego, sì, sicuramente. Rispondere sul... Però poi no, mi dici sullo sport e sull'ambiente. Vado sicuramente sullo sport e sull'ambiente, però al signore poco fa rispondo con una parola, penso che sia il cambiamento che si doveva attendere, che tutti ci aspettavamo, perché loro erano coloro che avrebbero salvato questa città. Gli onesti, i puri, i rivoluzionari, una campagna elettorale fatta di annunci, di slogan. Dove sta oggi tutta questa rivoluzione? Cioè il fatto che ci siano stati degli errori, e questo nessuno lo mette in dubbio. Noi siamo stati votati per cambiare e cercare, almeno con il nostro contributo, di dare un nostro supporto a questa amministrazione votata con... a larga maggioranza di cittadini, e quindi oggi devono governare. Ma per governare, non ricordo il nome del signore, Roma, parliamo quindi, ripeto, della capitale d'Italia, servono degli atti esecutivi, servono delle delibere, servono delle scelte importanti e serve tanto coraggio. Queste persone, al di là delle loro intrighe, come abbiamo detto, non interessano, non hanno la capacità, non hanno la forza di scegliere, gli uffici sono abbandonati. Io ovunque, in qualsiasi commissione dove vado, dove presiedo, sono vicepresidente della commissione personale, statuto e sport, ma sono membro della commissione patrimonio, politiche sociali, e qui siamo tornati indietro. Tagli sui servizi base, scelte lungimiranti di rilancio di questa città, non ce ne sono state. Allora, su questo noi quanto dovremmo aspettare? Ma non perché si possa modificare la nostra città, che sicuramente ci vorrà tanto tempo, ma sulle scelte di indirizzo, perché è su quelle che noi possiamo interagire, è su quelle che possiamo dire noi siamo convinti di che questa cosa sia fatta bene, oppure siamo contrari, oppure possiamo dare delle piccole integrazioni. Ma su queste cose noi non sentiamo parlare, noi non riusciamo a capire quanto ci vorrà per preparare un regolamento del, per esempio, per quanto riguarda il patrimonio. E qui la gente muore di fame, le associazioni chiudono, ci sono gli sgomberi, cioè c'è una serie di... E oggi abbiamo risolto un problema, o perlomeno abbiamo tentato di fare del nostro meglio in aula, ma questo lo sta facendo l'opposizione, e in questo caso tutta l'opposizione sta lavorando per dare un contributo a quella che è inettitudine, cioè inefficienza, al di là di polizze e di quello che abbiamo detto. Noi vorremmo capire quali sono gli atti cioè rivoluzionari che servono, e che avevano detto a tutti i cittadini che li hanno votati, e oggi a tutti i romani, ovviamente. Questo è. Bene, allora la telefonata, e poi invece Figliomeni, che fa parte della commissione scuola, lavori pubblici, politiche sociali e trasparenza. E mi fermerei un attimo subito dopo la telefonata sul fatto della scuola, no? Perché vedete come i problemi tornano. La signora che ha chiamato poco fa e ha detto il buono scuola non è ancora arrivato, le inefficienze, no, i bollettini, poi, si riferiva ai bollettini è stata, no, diciamo, non sono riusciti a rinnovare la convenzione con le poste, e quindi hanno perso questa opportunità. Allora, però la ricaduta è che poi il cittadino paga questo, no? Certo, paga le conseguenze. Non è un fatto che uno ce l'ha così, spara alla luna. Pronto? 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 Prego. Pronto, buon pomeriggio. A lei. Buon pomeriggio agli ospiti, sia di sinistra che di destra. Volevo fare una domanda sia alla signora e all'assessore dei Fratelli d'Italia. Cominciamo con la signorina. Ciò che ha detto è tutto vero, sono d'accordo con lei. Lista civica di sinistra, sono d'accordissimo. Però gli farei la domanda a lei: ci andrebbe lei a fare la spesa al mercato senza soldi? Non credo, perché non gli darebbero niente in cambio. Allora la RACI, no, per dipendere da RACI, ascolti bene, e il governo Renzi, Matteo Renzi, e il governo Gentilini, chiamiamoci i biscotti Gentilini, non gli danno la lira al comune di Roma. E qui finisco. Fratelli d'Italia, se avrebbe vinto Giorgia Meloni, ma ascolti bene per cortesia, a Meloni parla sempre dei poteri forti, sono proprio i poteri forti che a Roma non ti fanno fa niente. Buonasera. Allora, io capisco la vemenza del signore, perché poi, se non ricordo male, uno che chiama spesso, lavoratore dell'edilizia che non c'ha lavoro e così via. Ma un piccolo passaggio, no?
voi sapete quante critiche abbiamo fatto da questa trasmissione a Renzi, Presidente del Consiglio, sul referendum, proprio è stato un alzo zero. Ma quando però la Raggi dice vogliamo il patto per Roma, così come è stato fatto il patto per Milano, e Renzi risponde ma presente ma la proposta, no? Se neanche la proposta mi presenti, ma che te posso approvare? Prego, no, sì, facciamo solo telefonate. Allora, non è vero che i soldi non ci sono, perché è un bilancio di oltre 5 miliardi di euro, quindi 10.000 miliardi di vecchie lire, per cui è quasi un piccolo governo. Il problema è come si spendono i soldi, se veramente si riesce a incidere nella lotta agli sprechi, oppure si continua in un certo andazzo che in passato c'è stato, e per questo è venuto a galla il Movimento 5 Stelle, per cambiare le cose, che però in questi 7-8 mesi ancora non è riuscito, perché ripeto, sono impantanati in tutte queste problematiche. Quindi i poteri forti noi sappiamo benissimo e li abbiamo combattuti. Mi pare prima si parlava di Grasso, che ha, no, sono le opposizioni, tra cui Fratelli d'Italia, che è riuscita a bloccare quell'emendamento per quanto riguarda, che era inserito nel decreto banche. Poi consentimi, Fabrizio, perché a me fa molto piacere quando mi inviti in questa trasmissione, perché ho l'opportunità di poter ascoltare, come faccio di solito, i cittadini, perché le altre trasmissioni in cui parlano soltanto i politici, logicamente sembra che uno si parla già addosso, già lo facciamo tanto, lo fanno sempre urlando, e accavallandosi. A me onestamente non piace questo, quindi è fondamentale, quindi ogni volta che mi inviterai io sarò presente. Piacere. L'altra volta non sono potuto venire perché avevamo il bilancio. Scusate tutte e due. Ecco. Parliamo invece di fatti concreti, e cioè delle commissioni in cui io faccio parte, perché poi alla fine al cittadino interessa principalmente quello. Parlavamo prima del bollettino, la signora, ma bollettini perché hanno fatto scadere la convenzione con le Poste e quindi non gli sono arrivati, per cui il cittadino, noi abbiamo presentato anche insieme all'onorevole Fabrizio Santoro della Regione Lazio una interrogazione, un comunicato anche su questo punto specifico. Ma anche sulla scuola, io ieri ho presentato un'altra interrogazione su una scuola che sta nel 14° municipio, via Donati, che manca, oltre che di ascensore, e si può anche comprendere, ma anche della pedana per poter consentire a chi ha un bambino disabile, ma in quel caso un bambino che aveva un piede rotto e quindi per settimane, un mese mi pare, non è potuto andare a scuola, perché quando se lo accollava la mamma per portarlo al secondo piano. Poi c'era anche il discorso che a mensa doveva scendere al piano seminterrato, la mamma lavorava e quindi non poteva andare. Allora, voglio dire, queste sono cose basilari, fatti concreti. Alla fine di queste cose bisogna occuparsi, perché è il quotidiano che dà fastidio al cittadino che non si riesce a risolvere, perché le grandi opere si sa benissimo che sono problematiche quando non c'è altro, e quindi sprechi e ruberie che abbiamo combattuto. Non è vero che per quanto riguarda le vele di Calatrava non se ne è parlato, perché in campagna elettorale noi abbiamo detto assolutamente, noi, ripeto, Fratelli d'Italia, quelle sono opere inutili e quindi non bisogna andare appresso a questo tipo di situazioni. Ma anche nel sociale, volevi sapere, no? Piano Nomadi, dice tu, fanno qualcosa, no? Questi dei 5 Stelle. C'è stata una commissione di cui io lì sono vicepresidente in quota opposizione, in cui doveva essere presentato il piano Nomadi entro il 31 gennaio. Già siamo al 9 febbraio, non c'è nulla, o meglio, sono uscite delle notizuole in cui si parla delle voci di fare l'albo dei rovistatori. Vuoi sapere? Cioè, ma queste sono l'assurdità, oppure dare casa ai Rom, ma c'è una graduatoria, ci sono cittadini che aspettano da decenni la casa popolare, quindi se uno ha diritto, noi appoggiamo totalmente la delibera di iniziativa popolare con 10.000 firme, che chiede di non tanto questo fatto dei campi stanziali, ma perché, voglio dire, non crede nessun paese del mondo che possano essere tollerati questo tipo di situazioni, ma i campi transito, se uno è nomade, perché la parola nomade significa transito, quindi se uno è in quelle situazioni, io logicamente ti devo organizzare le aree, attrezzare le aree che devi provvedere a pagare. Se invece non sei in quella situazione, ti metti in lista e come tutti i cittadini italiani puoi concorrere. Però voglio dire, di queste cose non se ne parla, noi le stiamo sempre incalzando. Ma è vera questa storia del patentino per poter rovistare nei cassonetti?
atti? Di questo si sta parlando, però ancora non abbiamo atti concreti. C'è un piano che doveva uscire, ripeto, il 31 gennaio è venuta la commissione del 16 gennaio lì a Viale Manzoni, è venuta l'assessora con tutti gli uffici, hanno detto entro il 31 gennaio uscirà il piano nomade, cioè la nostra idea di come superare i campi nomade dell'emergenza. Siamo al 9 febbraio, ancora non c'è nulla. La telefonata, okay. E poi sullo sport, sì. Mi dici qualcosa. E anche magari sullo stadio della Roma, se hai qualche notizia. Ma anche su quello che dicevi del bilancio, che prego, credo prego. Sia importante. Pronto, subito dopo. Pronto? Pronto? Prego. Pronto? Sì, buonasera. A lei. No, volevo invitare i due consiglieri dell'opposizione a una riflessione, se possibile, anche una risposta. In mezzo a una questione importante dal punto di vista urbanistico, elettorale ma anche economico, lo stadio della Roma. Allora, io c'era un personaggio che diceva pensare male, si fa peccato, ma per la volta di signorina. E per esempio dell'assessore Bertini ritengo che possa anche essere stata magari creata a posto, perché la posizione dell'assessore Bertini rispetto allo stadio la conosciamo, seppure attraverso i media, ma la conosciamo. Quindi questa situazione potrebbe anche essere un qualcosa che magari va a rimuovere un eventuale ostacolo, perché io sentore che i grillini sullo stadio della Roma stiano per cedere rispetto alle loro posizioni che erano ben chiare ai tempi del nono Olimpiadi. Allora io dico, rispetto a questa questione, che sappiamo importante sotto tutti i punti di vista, l'opposizione che cosa farà? Cederà quindi alle lusinghe dei romanisti, di Totti e di Contatto? Premesso che io non seguo il calcio, non mi interessa, non sono tifoso, quindi parlo senza proprio nessuna, diciamo così, condizione di parte. E vi dico, su questo, che cosa farà l'opposizione? Perché se dovesse passare la linea che lo stadio si fa così com'è, dove lo stadio rappresenta il 15% della cupola totale, e quindi secondo me quel progetto è sbagliato sin dall'inizio, perché io vorrei portare ad esempio alcuni stati della NFL negli Stati Uniti dove si fa lo stadio, che si fa veramente lo stadio, andatevi a vedere, forse vi rendete conto quando avete presentato quel progetto di cosa avete presentato, e mi riferisco anche a quel tempo era in maggioranza, perché ad Atlanta hanno fatto uno stadio, ci ha pensato la Mercedes, 1 miliardo di euro, concessione per 30 anni all'Atlanta Falcons, senza spese e senza niente, ma con opere di urbanizzazione tutte a carico delle squadre, e quindi parliamo di altri tipi di progetti, ma noi non siamo americani, siamo italiani e devo dire tra virgolette purtroppo romani. Ora io dico questo, e su questo invito i due esponenti dell'opposizione a rispondere: se dovesse passare la linea che lo stadio viene fatto così com'è, io, e questo lo dico assumendomi responsabilità, affermo che Roma a questo punto, Raggi incapace, opposizione che viene dal passato e sappiamo tutti quale passato, io dico che a questo punto Roma è commissariata, ma non è commissariata da un commissario nominato dal governo, ma è commissariata dai poteri forti, che a questo punto avranno vinta sull'85% delle cupature presenti in quell'area. E sappiamo tutti la posizione economica della società sportiva Roma e di tutto quello che c'è stato dietro in questi anni con un credito. Quindi attenzione, perché si va incontro a un commissariamento di Roma, non da parte del prefetto, ma da parte dei poteri forti. E a questo punto gli elettori saranno liberi di poter votare veramente qualsivoglia partito, anche il più becero, perché avreste dato dimostrazione tutti quanti di non saper rispondere ai poteri forti, di non voler cambiare Roma e di voler continuare su questa linea. Grazie, aspetto la vostra risposta, buonasera. Certo, lei aspetta la nostra risposta, gliela diamo di tutte e tre, io compreso. Però con un atteggiamento un po' diverso, non è che la verità sta sempre solo da una parte, magari da quella della quale lei è convinto, perché per esempio a me il primo dubbio che viene rispetto a quello che dice lei, lo pongo quindi anche all'attenzione dei due ospiti, io tifo la Lazio, quindi sarei quasi contento che non facesse lo stadio della Roma, lo dico come butarde ovviamente, no? Vedo anche che cosa ci ha detto la Facoltà di Economia della Sapienza per lo studio che ha fatto sul ritorno economico e occupazionale rispetto al progetto iniziale, quello che appunto lei sta criticando e giustamente per certi versi. Ma
aggiungo, l'investitore che viene in questo paese e dice io faccio una proposta, questa proposta passa all'interno del Consiglio Comunale con tutte le forzature che lei vuole, poi vince qualche mese dopo un'altra maggioranza e quel progetto non vale più. Ma un minimo di continuità, di certezza la vogliamo dare? Al di là del merito, al di là del merito, no? C'è anche questo da tener conto. Cioè, quando facciamo questi ragionamenti, io non ho una posizione ideologica come ce l'ha Verdini. Verdini ha una posizione eccessivamente ideologica, un po' come la sua, credo. Allora, un po' più di equilibrio forse potrebbe portare alla soluzione del problema, ma questa è la mia opinione per quello che conta. Prego. Io rispondo al signore su due situazioni. Uno dice vorremmo sapere tutti l'opposizione e ha enunciato sappiamo tutti com'è l'opposizione, da dove viene, quindi così com'è. Insomma, io ci starei un pochino attento perché insomma noi come opposizione non abbiamo nulla, no, da recriminarci, quindi siamo persone libere, siamo persone che siamo qui, stiamo cercando di dare un contributo per quello che possiamo ovviamente e per quello che l'opposizione può fare, perché insomma l'opposizione non firma atti, almeno che insomma, e comunque è sempre complicato farli approvare. Al di là del, per quanto riguarda lo stadio della Roma, io ricordo che ero allora maggioranza, arriva un investitore appunto privato e decide di investire in un territorio, magari sbagliata il luogo, magari sbagliata il posto dove viene collocato, però l'amministrazione non ha la possibilità di decidere un altro luogo, perché per dare l'interesse pubblico noi dobbiamo accettare o meno il luogo che viene stabilito dall'investitore. In questo caso, tra l'altro, io allora ero presidente della Commissione Sport e chiesi alla Roma Cares Foundation un accordo che era quello di donare alla città di Roma 4 impianti sportivi da poter poi mettere a bando per le società ovviamente che vincevano il bando per gestirle. Quindi questo era un accordo che la Roma Cares Foundation accordò, quindi decise di firmare, ovviamente pubblico, inserito nell'interesse pubblico che abbiamo che votato. Era come diceva la legge, ci deve essere l'interesse, esatto, pubblico. Che dovevamo votare se c'era l'interesse pubblico. E che cosa prevedeva questo interesse pubblico? Infrastrutture, 3.000 posti di lavoro, ovviamente al prolungamento della metropolitana, una serie di cose che davano benefici alla città di Roma. Il ponte dietro. Allora, su questo noi non potevamo dire tutte queste cose noi le facciamo a Tor Vergata. Io sono di quella zona e avrei fatto lo stadio a Tor Vergata, perché penso che un miglioramento di servizi in quel territorio sicuramente è più necessario rispetto a, e non perché solo abito lì, ma perché conosco proprio il deficit di servizi che mancanti. Ma non era possibile, non era possibile, dovevamo dire esiste interesse pubblico o meno. La maggioranza decise allora l'interesse pubblico, ad oggi noi ci troviamo nella condizione che se si vuole tornare indietro bisogna fare un atto di revoca, bisogna fare revocare quella delibera approvata e portare un altro atto all'interno. La divergenza tra Verdini, che è zero cubature, con il tempo che sta scadendo. Esatto. Allora ci ritroveremo come con le Olimpiadi, a non voler scegliere, a non voler controllare a questo punto, perché le Olimpiadi, a mio avviso, non era il problema le Olimpiadi in sé, il problema è stata la mancanza di controlli su quelle opere e su quegli appalti, ma hanno la maggioranza, hanno la possibilità di controllare la procedura delle opere, hanno la possibilità oggi di non sbagliare, di non fare più i poli natatori che oggi sono rimasti abbandonati, come anche Calatrava, e su questo io dico, allora, la miglioria di questa amministrazione dove sta? Non si può dire no per paura, non si può decidere, perché altrimenti la città, tutte le attività economiche si sposteranno altrove, così come l'ex Fiera di Roma, così come tante altre. Allora, ripeto, dovremmo pensare che questa città deve essere rilanciata, deve essere una città attrattiva. È questo che forse l'amministrazione invece con una serie di no sta annullando. Le persone non verranno più a investire a Roma, le grandi società, ma andranno magari a Milano, così come Sky. Telefonate e poi, siccome siamo stati sollecitati direttamente, la certo, risposta anche ai figli miei. Pronto? Pronto, buongiorno. A lei. Io volevo sapere come mai in Italia non c'è lavoro? Volevo fare una domanda via politica. Non c'è un politico che parla dei problemi reali che c'ha questo paese.
lavoro, disoccupazione, non c'è un politico, io sono svariate tradizioni. Niente, non c'è proprio, io sento sempre parlare di leggi elettorali, non riesco a capire, ma che gli interessa ai cittadini della legge elettorale? Ha finito? C'è ancora? No, ho capito, anche gli interessa il lavoro, sì, l'occupazione. Sì, sì. Benissimo. E forse lei non è attento, perché quello che stiamo parlando significa lavoro, eh? Perché quando si dice facciamo in modo che l'agenzia del farmaco europea, visto che chiude a Londra, possa venire a Roma e il Campidoglio dice di no, parliamo di quasi 800 posti di lavoro. Studio fatto da parte di chi si, come dire, capisce di queste cose, c'era la previsione di quasi 40.000 voli in più su Fiumicino, con tutto quello che significa l'indotto di questa cosa. Quando si dice no alle torri, all'ex torri delle finanze dove c'era la TIM, che a questo punto se ne va a Milano, parliamo di lavoro, eh? Non è che siamo, cioè, non è che il lavoro si produce per una bacchetta magica, ma se si mettono in moto delle iniziative sulle quali poi uno può discutere, non essere d'accordo, ma non c'è dubbio che il risultato deriva da questo tipo di cose che si vogliono fare o non si vogliono fare. Certo. Prego. No, io diciamo ti ringrazio perché hai ricordato l'Agenzia Europea del Farmaco, perché ho presentato io quella mozione in Campidoglio che è stata approvata, però poi approvata deve seguire, cioè c'è la parte esecutiva che deve, cioè il sindaco, gli assessori, andare e seguire e non lasciarla nei cassetti, che di solito la maggioranza boccia le proposte che vengono dall'opposizione. In quel caso è stata approvata all'unanimità, però poi non ha fatto seguito nessun atto concreto. Il rischio che va a Milano, infatti. Certo, molto lì, oppure che addirittura vada all'estero. Poi. Allora, invece, per quanto riguarda lo stadio, ecco, tu facevi riferimento anche al discorso della continuità amministrativa, perché di solito quando c'è, pure a me farebbe piacere dire, io in Campidoglio è la prima volta che ci metto piede, quindi non c'entro niente e via dicendo, però faccio parte di un partito che tra l'altro è giovane, che però proviene da un certo settore della politica, che ci sono stati errori nel passato e quindi questi errori sono stati pagati. Pagati in che modo? Pagati nel fatto di non essere stati votati per andare ad amministrare la città. Ora c'è un'altra amministrazione che deve ancora dimostrare quello che sa fare. Quindi però c'è una continuità amministrativa, dicevamo, che è foriera di conseguenze economiche non indifferenti, perché se per caso scade questo progetto dello Stato della Roma, e va a finire che il, diciamo, l'investitore ti fa causa, logicamente, facendo causa sono soldi che chi paga, pagano sempre i cittadini romani. Allora, nemmeno a noi piace. Non so se in questo caso i consiglieri comunali, non lo so, anche quelli che votano contro. Io, c'è una responsabilità, allora, diretta da questo punto di vista. Io penso che bisogna invece approcciare le problematiche con un altro aspetto rispetto a quanto fa l'amministrazione Raggi, e cioè la politica è fatica, è mediazione, bisogna andare sui tavoli, trattare quello che si doveva fare sulle Olimpiadi. Se un progetto non va bene, si cerca di modificarlo, però bisogna avere innanzitutto la capacità, la conoscenza, lo studio e quindi affrontare certe tematiche per come effettivamente uno vorrebbe che avvenissero, naturalmente ben sapendo che c'è anche tante cose che tutti i governi che si sono succeduti romani a livello nazionale non è che sono stati felici di prendere quello che avevano lasciato i governi passati, per cui ci sono delle cose positive e delle cose negative. Non è che solo quando si va a tagliare nastri per opere fatte dai governi o dalle amministrazioni precedenti ci si prende i meriti, bisogna prendersi anche dei meriti di situazioni come anche il bus negative, ordinati alla vecchia ministra, esatto. Alla vecchia quindi amministrazione. Io l'unico mio timore, Mastro Rosato, è quello che magari però questo vale per tutte le opere pubbliche. Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione, cioè tutte le opere di interesse per i cittadini, perché abbiamo dei casi veramente drammatici dentro Roma. Cito quella che stiamo ricordando sempre perché siamo sul pezzo, su Monte Stallonara, piuttosto che Castelverde, che in Commissione Trasparenza l'altro ieri di nuovo è successo questo. Quindi bisogna andare a trattare, oppure altre problematiche che non c'entrano adesso con lo stadio, però Verdini, piuttosto che andare, diciamo, a stare vicino ai centri sociali e quelli che occupano e quindi occuparsi di quelle problematiche, non è venuto in Commissione Urbanistica a dire vogliamo fare così o vogliamo fare colà.
nei tempi dovuti, e queste sono le problematiche. Oppure non è venuto nelle commissioni anche trasparenza per dire, per esempio, sul problema dell'affrancazione, che ci sono cittadini che devono vendere il proprio appartamento e non lo possono vendere e sono esposti a dei danni. Queste sono le problematiche concrete che il cittadino vorrebbe vedere, a parte, diciamo, al netto di queste, di questo gossip che c'è, che non abbiamo assolutamente causato noi, ma è un problema loro interno. L'autogol. Pronto? Pronto? Prego. Buongiorno, dottor Massaro. Buongiorno a lei, prego. E a lei e ai suoi ospiti, sono sempre la scucciatrice. Tutto quello che dicono per lo stadio è, però vorrei dire, come lei sa, ma i migliaia di posti di lavoro che si prendono nel commercio per tutti questi negozi di frutta e verdura, eccetera, 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 ma si è mai parlato di questo qua? Guardi, c'è un giro incredibile, a parte di immigrati che entrano non dall'acqua bensì dalla terra, ma i posti di lavoro che ci tolgono, qualcuno si è preso briga di queste cose qua? Perché sì, lo stadio, per carità, tutto bene, però questi sarebbero posti di adesso, perché aprono un negozio e tolgono il lavoro a una famiglia, e quel negozio apre per 3 anni, non paga né INPS né tasse, e dopo 3 anni lo cede. C'è una mafia che non finisce mai, dottor Mastrosato, mi scusi, lei lo sa che sì, io... Sì, 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 ascolto. Anni, però è veramente vergognoso, mi rivolgo a tutte e due, ai Fratelli d'Italia, che sono una loro sostenitrice, qui dentro casa ho 3 medaglie... Mio socio era una poliziotta ai tempi del Duce, ma guardi, veramente non so più che cosa dire, perché i giovani non sanno più che fare. Grazie. Grazie a lei. Pronto? Ancora una. Pronto? C'è? Eccola, in arrivo. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, mi sto guardando la TV. Io avrei un problema per una scuola. Posso parlare? Sì. Come no, certo. La quarta circoscrizione, allora la scuola Angelica Barbanoffe, aspira, circa 300 bambini, elementari, e ci sono 2 uscite, e un'uscita l'hanno chiusa perché venerdì passato, l'altra settimana, è caduto un ramo. Io sono andato dalla preside, l'ho avvertita, ha fatto subito un'eventuale potatura, però hanno chiuso il secondo ingresso di uscita. Praticamente escono tutti i bambini da un ingresso. I genitori, specie quando piove, devono aspettare fuori il cancello, no? Che arrivano i bambini. Succede un casino della Madonna, perché le classi arrivano con le ombrelle, si intrecciano tutti, non si capisce. Allora ho chiamato il comune e mi hanno detto che non compete al comune una potatura degli alberi, anche se io penso la circoscrizione è il servizio a giardini. Sono in stretta, mi hanno detto di chiamare il coso del lo Stato in pratica, no? Il ministero, Stato. Il ministero della pubblica istruzione. Ho chiamato il ministero stamattina e mi hanno detto di dire alla preside di fare il sollecito. Io gli ho detto, guardi, la preside, che scuola è? Scusa, scusi, sì, no, Balabanoff, l'avevo capito. Senta, ma ascolti un attimo, ma che la scuola di che grado è? Scuola elementare, scientifico. La scuola elementare. A scuola elementare gli hanno detto una bugia del comune, guardi. È solo il comune. È certo. Il comune mi ha detto che è dello Stato. Guardi, adesso gli facciamo rispondere da Figliomeni, che fa parte della commissione scuola, glielo dice. Tra l'altro lei mi ha ricordato un nome, Angelica Balabanoff. Io ho l'onore di portarla a spalla al funerale. Ho chiamato il comune e mi hanno detto che non è comunale la scuola, ma è statale. Ascolti che gli dice dopo Figliomeni, va bene? Perché è del comune, scuola elementare del comune. Pronto? Buon pomeriggio a tutti. A lei, prego. Volevo parlare con Fratelli d'Italia. Qualche giorno vado a trovare Meloni a circoscrizione. Ma bene. Senta, Fratelli d'Italia, non mi ricordo il nome tuo. Io, Francesco, un anno e mezzo fa, ho fatto il domicilio come ospite da mia madre, no?
ospite alla Romeo, mi hanno fatto firmare dei fogli e poi mi hanno fatto la carta d'identità. Adesso ho richiesto un documento storico, mi risulta, io 3 anni e mezzo fa, mi risulta solo 3 mesi mi hanno lasciato. È possibile questa cosa che qualcuno mi ha cancellato? Perché prima di me si erano messi 2 persone come ospite di mia madre al comune. Senta, allora senta, gli lasciamo il numero 2. Senta signora, ascolti un attimo che non lo risolviamo durante la trasmissione. Se lei ci chiama a trasmissione finita, gli diamo un riferimento di Francesco e si mette in contatto, potete aiutarla, va bene? Gli diamo il telefono di Figliomeni e si mette in contatto con lui, gli darà una mano. L'altra telefonata, no, è caduta. Allora, sì, una battuta solo al signore che diceva del lavoro, no? E cioè, poi parlate soltanto della stadio della Roma e così. Non è vero, noi abbiamo posto in questa trasmissione una serie di quesiti che riguardano le potenzialità di lavoro di questa città e probabilmente oltre a quelle che adesso vi ricorderò ce ne saranno un'infinità. L'agricoltura? Mantenere, no, mantenere, magari non licenziare quelli che effettivamente, perché a Maliva, questo già, Sky, sarebbe di per sé una scelta, no? Però diciamo come elemento propulsore di attività, certo, no? Certo, di continuità, certo, del lavoro, certo. Pensavo all'agricoltura, Roma la più grande città agricola d'Europa, pensavo alle energie alternative, la Sicoli, no, non la Sicoli in Valle, ma la Tiburtina Valli ne era piena e sono saltate, quindi anche qui il comune potrebbe fare qualcosa. Pensavo all'edilizia, pensavo ad Alta Roma, Alta Moda credo che si chiama, o Alta Roma, no? Che si occupa dei problemi dell'alta moda, perché se già prendessimo questo tipo di attività lavorative, no? Perché dietro Alta Moda o Alta Roma, mi sbaglio sempre, Alta Roma, c'è anche la sartina, non c'è soltanto la signora che va a comprare il vestito, che ne so, a 4.000 euro. Allora, il comune sta chiudendo il rapporto con Alta Roma e allora anche lì sarà un altro momento nel quale sentirà la carenza del lavoro di tutta una serie di attività connesse. Quindi attenzione, attenzione, il comune di Roma, mettetelo bene in testa, nel momento nel quale si muove crea una miriade infinita di attività lavorative. Fermarlo significa che miriade di attività lavorative non solo stanno ferme ma chiudono. Finalmente ci deve fare una battuta finale che deve andare via un po' prima, vero? No, c'è la commissione lavori pubblici che purtroppo deve trattare una questione problematica che avevo richiesto io, quindi vi chiedo scusa. Perché soltanto per rispondere al cittadino della scuola, quindi se ho capito bene è chiuso un ingresso perché è caduto un albero e quindi diciamo tutti si ammassano nell'unico ingresso con rischio, specie in questo periodo. Quindi sicuramente scuola intestata ad Angelica Balabanoff, nel quarto municipio ex quinto. Già ministro dei trasporti durante la rivoluzione russa, poi scappò da Stalin e venne in Italia, divenne socialista. Bene, grazie. Fu il papà di Svetlana. Sì. Allora vi ringrazio. E quindi... grazie a te, ci vediamo presto. Grazie. Prendiamo la telefonata e poi chiuderemo la trasmissione con Svetlana. Pronto? 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 Prego. Pronto, buonasera dottor Massaro Rosario. Buonasera a lei. E anche agli ospiti. Senta, volevo rispondere per quanto concerne il discorso dei grandi lavori, lo stadio, le vene della Calatrava, eccetera. Ma a Roma ci sta tanto bisogno di lavori utili per la città, ma nel vero senso della parola, cioè pulizia delle strade, opere d'arte che stanno in decadenza e che devono essere restaurate. Il lavoro ce n'è a bizzeffe, per cui perché spendere soldi inutilmente per delle cose che poi io sono pure laziale, tra parentesi, mi sconcerebbe proprio vedere lo stadio da cosiddetto stadio della Roma, perché non ci gioca la Lazio, non ci giocano altre squadre. Perciò il discorso di polarizzare su una squadra, lo stadio mi sembra un po' non mi sembra giusto. Poi per quanto concerne il discorso il discorso di politica economica, per quanto concerne i lavori, che vengono, non c'è lavoro in Italia, è una cosa molto semplice. Molte ditte localizzano i propri lavori all'estero, dove la manodopera costa di meno e dove c'è una possibilità di impiego di materie prime che non ci sono in Italia.
Perciò il discorso è che bisognerebbe, come ha fatto Trump, che è veramente un uomo capace, di impedire aiuto. Che le ditte italiane vadano a delocalizzare in altri paesi e mandando via maestranze che lavoravano qui in Italia per favorire un maggiore introito di utili nelle loro casse, in quanto non pagano manco le tasse, perché pagano tasse sulla commercializzazione e non sulla produzione. Ecco, era questo che volevo dire. Prego. Grazie. Non sono d'accordo su Trump, perché forse lui dimentica che non è un pelle rossa che è nato lì, eh? Anche lui era un extracomunitario rispetto agli Stati Uniti, quindi ho sempre paura di chi alza i muri, perché poi qualcuno magari li alza anche dentro casa sua. Pronto, un'altra telefonata. Rosato, prego. Buon pomeriggio. A lei. Senta, io ho visto che è andato via Fratelli d'Italia, però sì, volevo sapere qualcosa in più di Montestallonara, se ci sono novità, le ultime novità, tutto qui. Grazie, guardi, glielo chiederemo. Oppure lì la ragazza a fianco a lei. Va bene. Va bene. Grazie, grazie. Vediamo se Petrano sa qualche cosa, se no lo chiederemo al figlio Meni e poi magari in una prossima trasmissione glielo facciamo sapere. Ce l'abbiamo un'altra, oggi sono addensate proprio anche alla fine delle telefonate. Pronto? È caduta. Benissimo. È caduta e quindi niente da fare. Allora, prego. Parlare un attimo del discorso inerente al lavoro. Noi abbiamo fatto anche una proposta in Consiglio Comunale, diciamo una proposta che va anche un po' in alternativa a quello che loro propongono come reddito di cittadinanza, perché il Movimento 5 Stelle dice diamo la possibilità di avere un reddito a chi non ha possibilità e quindi che ha delle caratteristiche sotto un reddito ISEE, insomma, per poter dare la possibilità a queste persone di vivere, punto. Io credo invece che noi dovremmo proporre per la nostra città, e magari loro che non sono al governo non lo possono fare, ma potrebbero eventualmente, come diceva qualche giorno fa il collega l'onorevole Giachetti, diceva perché non lo fanno qui a Roma, visto che appunto loro sono invece al governo. Io invece dico che non serve questo a Roma, serve il reddito di dignità comunale, ossia dare la possibilità sempre di avere una base redditizia a quelle persone, ma attraverso la corresponsione di lavori per la città, verso attività formative che fanno sì che la persona si senta dignitosa, prima cosa, perché il lavoro penso porti dignità, e quindi viene inserita nel mondo sociale, nella nostra società, attraverso atti che poi invece piccole manutenzioni, perché ovviamente seguite da un'attività formativa che viene fatta, perché magari nessuno può usare un decespugliatore, però riuscire a mantenere quell'aiuola in quella piazza potrebbe essere utile, e quella persona è inserita nel nostro habitat e non si sente completamente esclusa. Quindi io sono completamente contraria al reddito di cittadinanza, e invece sono favorevole, oltre che al reddito di dignità comunale, che è una nostra proposta presentata dalla Rete Civica dei Cittadini, con la quale della quale io faccio parte, e ovviamente sono eletta a Roma col gruppo Roma Torna Roma, e l'ho presentata con questo gruppo, e credo che sia una grande innovazione. Ovviamente oltre quello bisogna pensare alla produttività anche attraverso altre tipologie di lavori e non mandare le persone in altri luoghi. Ma guarda, facendo riferimento a quello che sto dicendo, la responsabilità riguarda il comune, riguarda anche la regione, per carità, riguarda anche le scelte nazionali, il governo nazionale. Ma quando nella Tiburtina Valley c'erano le attività, non a caso uso un verbo al passato, le attività che riguardavano le industrie relativamente alle energie alternative, c'era un'occupazione fioriente in quel settore, e da questo punto di vista mi viene sempre in mente quello che accade in Germania. In Germania nelle energie alternative lavorano 500.000 persone, cioè quelle di più che lavorano addirittura dentro la Volkswagen, no? Se il Comune di Roma, la Regione, non si mette in modo per dire rilanciamo questo tipo di attività, che è l'attività del domani, ma quante occupazioni questo comporterebbe, sia nell'attività diretta sia nell'indotto? Cioè, tutto questo è qualcosa che deve essere messo in modo di chi ha la responsabilità di governare il territorio. Se di fronte a questo c'è il nulla, io quello che mi preoccupa, non so, chiedo una tua brevissima opinione, è il senso del nulla che c'è. È il silenzio, no? Certo. Che mette più paura addirittura di chi ha governato male prima. No, è questa la sensazione. Sì, assolutamente d'accordo. Io
credo fortemente che dietro appunto il non fare niente, cioè senza fare nulla non si sbaglia assolutamente. Si è sbagliato, qualcuno ha sbagliato, noi oggi siamo qui per dare un contributo, per far ripartire questa città. Sono state fatte, qui sarebbe da fare un elenco di cose che abbiamo anche portato a casa durante questa amministrazione. Oggi stesso siamo riusciti a votare una mozione all'unanimità, quindi anche con il voto dei 5 Stelle, cosa che insomma non si mischiano mai nelle nostre cose, invece questa è un'attività importante che abbiamo fatto. Grazie Svetlana Celli, noi ci vediamo domani con due consiglieri regionali.